Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci nuovamente insieme, pronti a metterci in viaggio con la nostra valigia dei ricordi musicali, che oggi non possono non portarci a 40 anni fa esatti. Tanti infatti ne ha un brano che ha visto protagonista un Cecchetto D'Annata in veste anche di ballerino. Si tratta, e lo avrete certamente capito subito, di Gioca Joueur, una canzone che è quasi un gioco, un brano nato proprio per gioco e che prevedeva un balletto abbinato, un accoppiamento imprescindibile. Ecco che 40 anni fa arrivava nelle radio e nei locali di tutta Italia questa canzone, che è stata poi negli anni riproposta in occasione di numerose feste. La musica, la parte prettamente sonora, venne sapientemente affidata alle doti compositive di Claudio Simonetti, tra le altre cose fondatore dei Goblin, l'ideatore e autore del gioco, ed è un semplice rincorrersi di gesti da riproporre in fila, uno dietro l'altro e tutti insieme. Ma se avete avuto modo di riguardare il video, a meno che non lo ricordiate bene, non potrete non notare in prima fila, accanto a diverse ballerine, un esile ragazzo dai capelli biondi e lunghi, che tali sono rimasti proprio lunghi negli anni anche della maturità. Il suo nome? Beh, ovviamente Claudio Cecchetto. Negli anni lui è stato naturalmente un DJ, un conduttore radiofonico, ha fondato e trasformato emittenti radio, ma anche TV, ha condotto vari programmi televisivi musicali, da Disco Ring al Festival Bar, passando per il Festival di Sanremo, ed è stato anche un prolificissimo talent scout di artisti musicali del mondo della TV, ma anche del cinema, che sono diventati poi famosissimi. Inutile, quasi superfluo, fare i nomi di Gerry Scotti, di Jovanotti, Fiorello, Amadeus, degli 883, Max Pezzali e ancora anche Sabrina Salerno, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni e così via. Nell'anniversario tondo del suo grande successo musical ballerino, come potremmo definirlo, che cade in quella che speriamo essere anche la fine di un anno poco divertente della nostra epoca, ecco che ci piace ricordare questo brano invece tutto da ballare e con cui giocare. Non a caso lo stesso autore lo definì un gioco associato alla musica, una sorta di tarantella rock, con ritmo, sintetizzatori, chitarre incalzanti, con la melodia principale che è suonata da un sax e nella quale il cantante descrive poi i gesti da fare per ballare. Intanto vogliamo anche ricordare che il brano è stato la sigla del Festival di Sanremo del 1981, presentato dallo stesso Cecchetto con Eleonora Vallone. Una curiosità riguarda anche il fatto che a Simonetti Cecchetto chiese un brano nello stile di Whatever You Want degli Status Quo. Il singolo è stato arrangiato e prodotto proprio da Simonetti e Giancarlo Meo, registrato e mixato da Marco Covaccioli nello studio 5A di Roma proprio nell'81, e il 45 giri vendette 500.000 copie nel primo trimestre dalla sua uscita. Nel 2006 invece, dunque moltissimi anni dopo, ecco che è stato ripubblicato in francese, inglese, spagnolo, tedesco e anche cinese. Per festeggiare i 25 anni dal ballo di gruppo, Cecchetto infatti organizzò anche un video girato negli Stati Uniti, in Sudafrica, in Egitto, in India, in Cina e in altri paesi, dove i protagonisti ballano appunto questa canzone. Nel 2011 invece, in occasione del trentennale, è stato realizzato un montaggio creando un video dove sono state scelte le migliori immagini dai numerosi filmati del ballo di gruppo che sono stati man mano nel corso degli anni pubblicati su YouTube. Quanto al successo commerciale e di classifica nello specifico, ecco che in Italia il singolo arrivò alla posizione numero 1 della Hit Parade. Venne pubblicato anche in Argentina, dove arrivò con la versione in spagnolo, sempre in vetta alla classifica di vendite. Poi venne ripubblicato anche in Inghilterra dai Black Lace con il titolo Super.
Superman, e nell'ottobre del 1983 ecco che entrò nella top 10 dei singoli più venduti nel Regno Unito. Ecco a voi questo brano a cui vi lasciamo con un grande sorriso sulle labbra. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.